Benvenuti alla puntata numero 34 di Electric Motor News. Come vedete siamo in esterno, siamo al lago di Lecco perché Acta Energy, oltre a regattare con Davide Casetti, che è uno dei responsabili di questa azienda della provincia di Pisa, presenta altre novità nel mondo dell'idrogeno, che è il mondo dove loro si muovono. E noi vedremo in questa intervista, che vedremo subito dopo questa entrata, se Augusto non mi fa nessuno scherzo qui mentre accelera questo gommone. Dicevo, vedremo questa intervista con Davide Casetti, dove ci spiega quello che Acta Energy ha presentato al Salone di Genova e quello che Acta Energy presenta qui in questa regata al Lago di Lecco. Poi vedremo altri servizi che sono rimasti nel cassetto dal Mondiale dell'Automobile di Parigi, e vi diamo appuntamento per la prossima puntata che faremo dal EICMA di Milano, il Salone Internazionale della Motocicletta. Quindi non cambiate canale, seguiteci in questi 24 minuti dedicati al mondo dei veicoli ecologici. È sempre un gusto trovare Davide Casetti, che è General Manager di Acta Energy, un'azienda della provincia di Pisa molto impegnata nel settore dei veicoli elettrici e dell'idrogeno in particolare. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, sei ritornato alle origini, tu sei di Erba, sei a Lecco, quindi sei a casa praticamente. Sì, sì, sono a casa, sono cresciuto qui e questo è un campionato di vela a cui ho sempre partecipato fin da ragazzo, ed è un appuntamento importante della chiusura della stagione velica italiana. Ecco, parliamo dei prodotti che Acta Energy ha presentato ultimamente. Nel Salone di Genova c'erano già delle novità. Sì, al Salone di Genova finalmente abbiamo presentato la linea definitiva dei gommoni idro elettrici da 2,60 m a 4 m con propulsione elettrica a idrogeno e con propulsione anche con fuoribordo a benzina con arricchimento a idrogeno. Ecco, qui invece c'è un'altra versione di un sistema a idrogeno che può essere applicato a qualsiasi altro tipo di motore. Sì, esatto. Per misure di imbarcazioni superiori ai 4 metri, quindi che non siano tender per yacht, abbiamo pensato a due taglie, un 6,80 m e un 7,80 m, con motori entrobordo turbodiesel o benzina, arricchimento ad idrogeno, con idrogeno prodotto in sovraquantità, quindi una parte viene iniettata nel motore, una parte viene accumulata per poter essere utilizzata con un motore elettrico ibrido successivamente per le manovre in porto o per circolare nei parchi marini. Ecco, idro diventerà una gamma di veicoli ecologici, di gommoni in questo caso di Acta Energy o della società che è partner con voi, o diventerà una nuova società? Allora, entro la fine di questo mese nascerà Idrosystem. È una società in collaborazione con Callegari, il gruppo Marine Supply, 50% Acta, 50% Marine Supply, e questa nuova società si occuperà della produzione e installazione dei sistemi nel mondo della nautica. Invece Acta continuerà nel mondo dell'idrogeno stazionario? Non solo, Acta si sta occupando di ciò che riguarda il kit auto per quanto riguarda camion, auto, e anche ha un progetto di cui parleremo in seguito per un veicolo elettrico con un generatore di corrente ad ammoniaca che fa parte del nostro progetto che abbiamo già brevettato per i motori ad ammoniaca. Una specie di range extender? Sì, diciamo un range extender però completamente pulito, perché dalla combustione dell'ammoniaca si ottiene solamente acqua, quindi è una grande novità, ci stiamo lavorando, abbiamo delle collaborazioni importanti, penso che per la metà dell'anno prossimo il primo prototipo definitivo sarà viaggiante. È la prima volta che sento qualcosa con l'ammoniaca, sai che mi occupo di veicoli elettrici da molto tempo, sento di tutti i tipi e colori, ma l'ammoniaca è la prima volta. Questo lo state sviluppando a Pisa? Sì, il progetto ha già circa 3 anni, abbiamo brevettato il nostro reattore per il cracking dell'ammoniaca, per estrarre l'idrogeno dall'ammoniaca e poterlo riniettare in percentuale in miscela insieme all'ammoniaca. Le prestazioni sono quelle di un motore diesel, con la differenza che nella formula chimica dell'ammoniaca non c'è C, quindi non c'è emissione di CO2, ma solamente H2O. Qui siete presenti anche con la pensilina elettrica che abbiamo già visto a Viareggio. È già commercializzata questa pensilina? Siete in produzione? Com'è la situazione, tra virgolette? Allora, la pensilina è composta da due elementi. La prima è una pensilina fotovoltaica semplice, e questa è già in produzione. La pensilina è perfettamente piegabile e trasportabile, la struttura è in alluminio, ha circa
un kilowatt di potenza, di picco, con moduli monocristallini. Il secondo elemento è il distributore di idrogeno, utilizziamo l'energia prodotta dal fotovoltaico per generare idrogeno. La colonnina generatrice di idrogeno che potete vedere qua è in fase di certificazione, il prototipo è definitivo, questo sarà il prodotto definitivo, stiamo svolgendo tutto il processo di certificazione, credo che in 2-3 mesi avremo la certificazione definitiva del prodotto. Abbiamo già degli ordini da alcune città della Toscana che ci hanno richiesto dai 5 ai 10 pensiline con le biciclette. E quindi stiamo correndo per poter certificare il prodotto e cominciare le consegne. Ecco, un'idea di prezzi per chi, per coloro che vogliono la pensilina con le biciclette, a quanto si aggira questo costo? Allora, il prezzo della pensilina generatrice di idrogeno è di 15.000 euro più IVA. Le biciclette hanno un prezzo che dovrà scendere sicuramente, purtroppo sulle biciclette, sulle applicazioni di idrogeno la cella combustibile ha ancora un costo piuttosto elevato, quindi la nostra politica commerciale, la mia politica commerciale è quella di vendere le applicazioni a cella combustibile praticamente al costo, perché sennò non avrebbe diffusione. Le biciclette hanno un costo di 2.000 euro e tanto ci costa e tanto la vendiamo. Aumentando le quantità probabilmente riusciremo a ridurre un po' i costi, è quello che tutti ci auguriamo. Il motivo di questo costo elevato delle fuel cell sono i materiali pregiati per fare andare il dispositivo? Esatto, attualmente le celle a combustibile PEM hanno delle membrane che contengono metalli preziosi, sono ancora quelle più efficienti, hanno un'efficienza dal 50 al 51%. Noi stiamo lavorando da diversi anni sulle celle a combustibile alcaline che consentirebbero di ridurre tantissimo i costi di produzione, purtroppo le efficienze non sono ancora paragonabili a quelle delle celle PEM. Ci stiamo lavorando, parte dei nostri laboratori è dedicata alla ricerca sulla cella alcalina. Riguardo alla commercializzazione dei punti forti vostri, che sono gli impianti per generare idrogeno, come sta andando questo mercato? Allora, sta andando bene, abbiamo parecchie richieste, soprattutto nel mondo delle telecomunicazioni, per impianti UPS, per le torri dei ripetitori. Abbiamo dei progetti in fase di sviluppo con Ericsson ad esempio, abbiamo degli altri progetti in Asia, abbiamo parecchie richieste per questo tipo di prodotto. Stiamo continuando a consegnare. Davide, io credo che tu devi andare già in regata, vedo che c'è poco vento, questo ti preoccupa? No, non tanto, l'importante è che ci sia il sole, però l'aria sta arrivando, quindi adesso usciamo e vediamo come va la regata. Allora in bocca al lupo per la tua regata e alla prossima. Crepi, grazie, arrivederci.